vorrei iniziare con due segnali importanti che riguardano il rapporto con la stampa, ma che chiaramente sono una volontà di puntualizzare alcune cose, ma con simpatia e comprendendo assolutamente il lavoro che faticoso che i giornalisti in genere hanno, e cioè sfatare alcune notizie che sono emerse, che ho letto in questi giorni. Ne dico due perché sono state quelle che più mi hanno colpito. Uno, che non sono mai stato in riunione fino alle 6 di mattina con rappresentanti dei partiti politici. Ho fatto anche le 6 di mattina con il mio staff a studiare, a approfondire i temi, però anche questa, che chiaramente si è letta da qualche parte, perché non abbiamo avuto questi problemi. E l'altra, che mi sembra che questa giusto chiarire, non ho mai battuto pugni sul tavolo, sia perché non è mia abitudine, ma ancora una volta perché non ce n'è stato bisogno. Il confronto con la città, il confronto con i partiti politici, il confronto con le associazioni, con chi ha lavorato insieme a noi e anche non insieme a noi in questo periodo, che si culmina oggi con la presentazione della Giunta, è stato un lavoro e un confronto molto utile, molto sereno. Ho trovato quello che già avevamo dimostrato esistente in campagna elettorale, una coalizione molto unita che guardava e ha guardato agli interessi della città e non agli interessi personali, agli interessi del singolo partito, agli interessi della singola associazione. Questo credo che sia il primo obiettivo che ci eravamo ripromesse ed è il primo obiettivo che abbiamo raggiunto. La seconda riflessione a voce alta che voglio fare è che io ho ascoltato tutti, ma poi ho preso in piena autonomia le decisioni, e di questa autonomia io mi sento responsabile e ne sarò responsabile anche per il futuro della città. Se avrò sbagliato, chiaramente la responsabilità è solo ed esclusivamente mia, perché la scelta è stata mia in piena autonomia, ripeto, dopo aver ascoltato tutti e soprattutto dopo aver esaminato le competenze di tutte, le capacità di tutte, le professionalità di tutti coloro che si erano resi disponibili, e questo è molto importante perché sono state tante le persone che si sono rese disponibili a mia richiesta di essere rappresentanti del governo della città. È stato qualcosa di meraviglioso, così come è stato qualcosa di meraviglioso il non avere reazione a chi pur essendo stato contattato, pur avendo mostrato e dimostrato non solo la propria disponibilità ma anche la propria competenza, ha avuto una risposta negativa, non perché non fosse la persona adatta, ma perché a un certo punto uno deve fare scelte tra tante persone con capacità, competenza e soprattutto con quella volontà di impegno per la città, nell'interesse della città, che è stato uno dei punti cardine delle mie scelte. Posso dire che sono molto soddisfatto della squadra, della giunta che presenterò, non solo, come ho detto, per le molte disponibilità di eccellenze che ci sono state, ma anche perché, e spero che questo sia un forte segnale nei confronti della città e delle attese che hanno i cittadini, che si è creato non solo nella campagna elettorale, ma anche adesso nella scelta della giunta, un rapporto fondamentale, che io ritengo fondamentale, tra impegno civico, cittadinanza attiva, società civile, associazionismo e partiti politici, che voglio ricordare che l'articolo 48 indica come i soggetti che con metodo democratico determinano e partecipano al governo della nazione e quindi anche al governo della città. Questo è stato per me molto importante perché ha significato, è stato un segnale forte di partecipazione e però anche di accettazione delle scelte del sindaco. Solo così del resto possiamo dare una risposta alle energie, agli impegni, alle professionalità che si sono sprigionate in questa campagna elettorale e che continueranno oggi a essere presenti sia all'interno della giunta sia all'esterno della giunta, per continuare quel percorso di rapporto con la città che abbiamo avuto in questi lunghi mesi di campagna elettorale. Sono consapevole che ci sia chi
non ha avuto o possa legittimamente o legittimamente pensa di non aver avuto il giusto riconoscimento rispetto al contributo dato in questa campagna elettorale, io lo ringrazio e ringrazio tutti quelli che si sono impegnati in questa campagna elettorale, avevano legittime aspettative proprio per la loro capacità, la loro competenza, ma non posso che ringraziarli per aver accettato la decisione del sindaco con forse un po' di rammarico, ma certamente comprendendo che le scelte sono dovute solo alla valutazione dell'interesse che la città deve avere da parte del sindaco e da parte della sua squadra e da parte di tutti quelli che collaboreranno con lui. Posso dire di essere fiero che in meno di 10 giorni, pur con i molti problemi che ci sono stati già in questi 10 giorni, come avrete letto il giornale, quindi non mi sono dedicato per 10 giorni alla composizione della giunta, ho dovuto già affrontare tanti problemi, ho già dovuto risolvere problematiche che già erano preesistenti alla mia elezione a sindaco. Fra meno di 10 giorni posso presentare una giunta che è figlia di una grande stagione di partecipazione che Milano ha vissuto in questi 11 mesi, perché sono ormai 11 mesi che è partita la campagna elettorale del centro-sinistra con la mia candidatura alle primarie. Una partecipazione che rivendico ha visto insieme, unita, coesa, la politica organizzata dei partiti, la politica partecipata dei moltissimi comitati spontanei che sono sorti per l'elezione del sindaco della coalizione di centrosinistra, dei comitati che mi hanno sostenuto, ma non solo, anche di questa grande stagione di riconoscimento e di rinascimento civico a cui mi sono ispirato. 3 criteri hanno determinato le mie scelte, anzi forse 4. 1, la qualità delle proposte e delle competenze. 2, la rappresentazione di genere. Avevamo e ci eravamo impegnati al fatto che ci fossero metà degli assessori donna e ci eravamo impegnati affinché si facesse tutto il possibile, e l'abbiamo fatto, abbiamo raggiunto l'obiettivo, affinché il vice sindaco fosse donna. Abbiamo anche mantenuto l'impegno rispetto alla presenza in giunta di giovani, in giunta c'è un ragazzo, posso dirlo io, ragazzo di 32 anni e una ragazza di 31 anni, vero? E una ragazza di 32 anni, oltre a altre persone che sono giovani. L'equilibrio nella presenza nella giunta tra politica organizzata nei partiti e presenza civica. Posso aggiungere, perché mi sembra giusto aggiungerlo, che noi già governiamo 9 consigli di zona, tutte le zone di Milano, e lì nelle presidenze, nella partecipazione, nei consiglieri è rappresentata l'intera coalizione, e questo per me è un segnale importante, perché gli aspiranti alla presidenza dei consigli di zona che saranno eletti nei prossimi giorni rappresenteranno ancora una volta l'unità della coalizione, che per me è fondamentale e sarà ancora più fondamentale nel momento in cui i consigli di zona avranno quei poteri molto più ampi, quelle risorse molto più ampie di quanto avviene oggi, che il Consiglio Comunale, chiaramente, visto che è competente del Consiglio Comunale, spero che deciderà condividendo un obiettivo che non è della maggioranza, ma credo che sia della maggioranza e dell'opposizione, mi auguro che sia della maggioranza e dell'opposizione, perché significa essere più vicini ai cittadini. Adesso non mi compete altro che dire e indicare i nomi che ho scelto di accompagnarmi in questa che sarà una meravigliosa avventura dentro la città, nell'interesse della città, e che darà, ne sono convinto, risposte serie, ragionevoli alle tante aspettative di chi vive, lavora e opera a Milano. Vice sindaco sarà Maria Grazia Guida, che avrà le... le deleghe
all'educazione, poi ai giornalisti darò l'elenco, ecco, così potete fare a meno di prendere appunti. Le deleghe all'educazione e istruzione, rapporti con il Consiglio Comunale, attuazione del programma. Daniela Benelli. All'area metropolitana, al decentramento e municipalità, ai servizi civici. Stefano Boeri. Che avrà le deleghe alla cultura, Expo, moda, design. Lucia Castellano. E si occuperà chiaramente con le deleghe dovute di casa, demanio, lavori pubblici. Franco D'Alfonso, che avrà le deleghe al commercio, attività produttive, turismo, marketing territoriale. Lucia De Cesaris, urbanistica e edilizia privata. Marco Granelli, sicurezza e coesione sociale. Sicurezza e coesione sociale, polizia locale, protezione civile e volontariato. Pier Francesco Maiorino, io non so più dove sono. Politiche sociali e servizi per la salute. Pier Francesco Maranti, il più giovane. Mobilità, ambiente, arredo urbano e verde. Bruno Tabacci. Bilancio, patrimonio, tributi. Cristina Tajani, altrettanto giovane di Marano. Politiche per il lavoro, sviluppo economico, università e ricerca. Voglio aggiungere, senza chiaramente volere entrare e tantomeno incidere e influire nelle competenze del Consiglio Comunale, e quindi nelle decisioni che spettano esclusivamente al Consiglio Comunale, che proporrò a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione di istituire alcuni organi di garanzia, in cui saranno rappresentata anche evidentemente l'opposizione, a cui io fin d'ora ho chiesto di dare la loro disponibilità, a Valerio Unida e a Umberto Ambrosoli, che me l'hanno data. Mi scuso, ma ho saltato Chiara Visconti. Anche il sindaco si emoziona, quindi mi scusate. No, il problema è che non vedo chi a destra e chi a sinistra. Chiara Visconti, che avrà l'assessorato che abbiamo chiamato con un nome secondo me molto significativo, al benessere. E quindi si occuperà di benessere della città, dei cittadini, di qualità della vita, di sport e tempo libero. Piero Bassetti ha già dato la sua disponibilità per una consulta per l'internazionalizzazione del sistema Milano. Aggiungo che anche questo chiaramente senza voler entrare nelle decisioni del Consiglio Comunale, che io credo che la persona
che può garantire maggioranza e opposizione, quale Presidente del Consiglio Comunale, possa essere Basilio Rizzo. Adesso posso salutarlo se c'è qualche domanda specifica, chiaramente posso rispondere. Sono Elisabetta Soglio del Corriere della Sera, buongiorno. Sindaco. Io facevo più che altro una domanda tecnica, volevo capire se ha già deciso i tempi della prima seduta, se ce li può confermare, poi la giunta quando inizierà a lavorare, e le chiederei anche se diciamo per i primi 30 giorni ha già in mente un progetto, qualche cosa che vorrebbe fare insieme alla giunta per la città. Allora, mercoledì ci sarà la prima riunione di giunta, perché in questi giorni gli assessori dovranno anche incominciare a capire dove e come lavorare i collaboratori che ci sono e che ci saranno. Il Consiglio Comunale è convocato per il 20 giugno. Sì, ho molte idee per i primi 100 giorni, ma a questo punto le decisioni saranno collettive dell'intera giunta, quindi dopo mercoledì potremo dare delle risposte. Io volevo, volevo chiedere una cosa. Io la conosco, ma credo che dicono che bisogna presentarsi. Antonella Mascali del Fatto, vabbè. Okay. Volevo chiedere, a proposito dell'Expo, Boeri è stato designato come assessore alla cultura con delega all'Expo Moda e Design. C'è stato un incontro col presidente della regione Formigoni in vista del viaggio che farete a Parigi il 14 giugno, se non ricordo male, in cui poi si dovrà avallare la società con la partecipazione del Comune e della Regione. Insomma, sembra che poi il progetto che Boeri aveva fatto come architetto è un po' accantonato, ridimensionato, o resta lì? Ovviamente mi riferisco all'orto planetario. No, io e Stefano Boeri ci siamo confrontati in questi giorni, abbiamo l'obiettivo comune che l'Expo sia e sarà la grande occasione che avevamo prospettato anche in campagna elettorale. Quindi, rispetto alle altre, ho già risposto quando il presidente Formigoni, ho fatto conferenza stampa con il presidente Formigoni, queste saranno valutazioni che prenderemo insieme e che chiaramente prenderemo dopo l'incontro che ci sarà a Parigi nei prossimi giorni. Signor Sindaco, buonasera, auguri a tutta la Giunta. Io voglio fare un appello, lo ribadisco, se è prevedibile un'ordinanza per il blocco degli sgombri degli abitanti abusivi e se è prevista una sanatoria e l'apertura di 5.000 alloggi chiusi, vista la fame delle case popolari. E volevo un'altra domanda, se uno degli assessori ha previsto una delega per la commissione carceri, che si sostituirà al dottor Garocchio, ex presidente di commissione carcere. Lei sa che ci tengo molto. Grazie, ho approfittato. No, siccome queste domande le ho già avute in campagna elettorale, oggi le domande erano riservate ai giornalisti. Detto questo, lei sa che sono temi, quelle della casa e quello che sono temi su cui abbiamo competenze in giunta, abbiamo una grande passione di risolvere problemi, soprattutto laddove le case popolari sono stato di degrado inammissibile, quindi su questo ne discuteremo, anzi ne discuterà con l'assessore competente. Grazie. Allora io chiedo scusa, Castelli del TG1, una cortesia.
Volevo fare una domanda su Basilio Rizzo, giusto per capire se è una sua, come dire, proposta, oppure se c'è secondo lei un accordo politico sulla nomina su di Basilio Rizzo a Presidenza del Consiglio. Una domanda al mio assessore Tabacci, che ieri ho sentito protagonista della trasmissione radiofonica su Regno 24, se si dimetterà da parlamentare. E una domanda a lei, signor Sindaco, approfitto di un'occasione a conferenza stampa per chiederle, se possibile, un suo parere sulla scarcerazione di Battisti all'indomani della sua rilascio. Grazie. Allora, all'ultima domanda mi sembra che abbiano già risposto il pubblico, quindi qua stiamo parlando di altro e io ho già detto che mi sono occupato di giustizia per molto tempo, per gran parte della mia vita. Adesso io mi voglio occupare di Milano e mi occuperò di Milano. Su Basilio Rizzo ho solo espresso una mia valutazione, chiaramente non posso in nessun modo né voglio incidere o anticipare decisioni che saranno prese dal Consiglio Comunale, in quanto il Presidente del Consiglio Comunale sarà di competenza, sarà competente a decidere e dovrà decidere. Io ho fatto un nome che chiaramente nel momento in cui l'ho fatto, e ho fatto anche un auspicio, è chiaramente la consapevolezza che il Presidente del Consiglio Comunale ci debba essere un soggetto che sia garante di tutti, e per quanto conosco, e lo conosco bene, Basilio Rizzo, posso dire che è una valutazione mia personale che possa essere e sarà garante di tutti. Grazie a tutti. Andiamo fuori a